Allora, si parte con l'Italia, poi Inghilterra, Belgio, Olanda, insomma un bel po' di date. Siete pronti per il ritorno? Come vi sentite? Sì, siamo pronti e siamo eccitatissimi perché ci sarà un nuovo album a gennaio, un nuovo album dei Lacuna Coil, e per la primissima volta suoneremo due pezzi nuovi proprio in Italia, stasera a Mezzago per la primissima volta, e quindi sì, siamo carichissimi, siamo innamorati del nuovo album, non vediamo l'ora di proporre canzoni vecchie e nuove. Sì, siamo contenti anche di partire dall'Italia, visto che di solito siamo sempre in giro, tranne che in Italia. Nel senso stavolta partire il tour. Sì, far partire il tour dall'Italia, perché non abbiamo mai fatto un tour con così tante date nel nostro paese, quindi è anche una cosa bella per l'Italia, visto che ci dicono sempre, ma non suonate mai in Italia, stavolta mi è dato la priorità, quindi saranno anche i primi a sentire il singolo dal vivo, eccetera. E infatti era proprio una cosa che vi volevo chiedere, cioè è la prima volta che fate così tante date nel nostro paese, perché adesso avreste, immagino che avreste già voluto farlo prima, ma magari sì, non c'è stata l'occasione. Ma in realtà la gente pensa che dipenda da noi, in realtà non è che non ci organizziamo le date da sole, non ci svegliamo al mattino preferendo di suonare in Inghilterra o in America piuttosto che in Italia. È chiaro che col genere musicale che facciamo noi, che comunque funziona più all'estero, è normale che ci siano quindi più richieste di concerti ed è normale che noi si suoni più in altri territori piuttosto che in Italia, dove il genere insomma rock metal non è certo al livello di altri generi musicali più tradizionali o commerciali, tra virgolette. E quindi comunque è una cosa alla quale tenevamo di suonare di più in Italia, siamo riusciti finalmente a realizzare questa cosa. Poi possiamo dire che questo tour anche ci serve un po' da riscaldamento, visto che abbiamo fatto qualche festival quest'estate, ma un tour vero e proprio è un po' di tempo che non lo facciamo, quindi oltre che rodare un po' le canzoni nuove e suonarle meglio, perché ovviamente poi finché non le suoni veramente davanti alla gente non è mai come suonarle in sala prove, no? Cioè hai bisogno dell'energia che ti arriva da un concerto vero e proprio, tutto il feeling, il fatto che ti senti solo dai monitor, cioè più c'è tutta un'altra sensazione che è quella che poi ti trasforma nell'automatismo di conoscere la canzone alla perfezione, però le prime date la devi provare, la devi fare. Dicevate due pezzi stasera del disco nuovo, si può dire quali? Ma tanto che se diciamo il titolo non si sa niente. Sì, allora suoniamo ovviamente Trip to Darkness, che è il primo singolo da Dark Adrenaline, e poi suoniamo un altro pezzo che si chiama Kill the Light, che sarà presente sul disco ovviamente. E com'è Dark Adrenaline? Com'è questo nuovo disco? Che suono? Dark Adrenaline, io... allora, è difficile descrivere... un album, perché alla fine il giudizio finale spetta a coloro che lo ascolteranno alla fine. Ti posso dire per la mia percezione che è un album paragonato agli altri, molto più oscuro, molto, molto più pesante in termini proprio di potenza, di grossezza dei suoli, dei suoni. Ha molti più soli che in passato, soli di chitarra, si sente molto, secondo me, della radice di Lacuna Coil, si sente molto lo stile che abbiamo usato all'inizio, però con un'impronta decisamente moderna, quindi lo dovete ascoltare, difficile descrivere per un artista, è come chiedere a un pittore perché hai fatto questo, cosa volevi mettere in questo quadro. Abbiamo avuto questa visione d'insieme e quello che è venuto fuori è Dark Adrenaline. Possiamo dire forse anche che noi siamo un gruppo che sicuramente ormai ha una sua identità, nel senso che tu bene o male una canzone nostra la riconosci, che sia più heavy, meno heavy, più dark, meno dark, ma ci sono delle caratteristiche nel gruppo che ormai penso chi ci segue le conosce. Però abbiamo comunque cercato di mescolare un po' tutto, come ha detto lei, tutti gli elementi anche del passato, degli ultimi diciamo 3-4 dischi, con un suono per il 2012 comunque, quindi una produzione, il modo in cui abbiamo curato i testi, tutto con l'esperienza di tutti questi anni, in modo da far risultare comunque il disco attuale in quest'epoca. Cioè va bene ripescare al passato, va bene mantenere una propria identità, ma anche cercare di aggiungere qualcosa e andare in avanti. Quindi insomma dicevate un po' più cupo forse delle Sì, è comunque un'evoluzione dei Lacuna Coil, perché comunque non ci siamo mai ripetuti
di album in album, quindi questo album è un po' più oscuro nell'insieme per via delle tematiche trattate nei testi e per via di alcuni suoni che a volte sono anche molto cinematografici, perché noi ci ispiriamo comunque anche molto alle colonne sonore, sono più darkeggianti, sì, in generale, perlomeno rispetto all'album precedente. Sì. Ecco, negli anni avete avuto una line-up abbastanza stabile. Tra l'altro stasera, prima di voi, ce n'erano i Kane, sì, dove sono due chitarristi che facevano parte del vostro nucleo, sì, originale. Ormai uno, Claudio, perché anche loro hanno cambiato la loro volta formazione qualche anno fa. Adesso Claudio, Leo è il chitarrista che era anche uno dei nostri membri fondatori. Com'è per un gruppo, penso sia una cosa positiva, rimanere stabili come line-up per così tanti anni? Pensate che sia un vostro punto di forza questo? Beh, è sicuramente un punto di forza, anche perché, come diceva prima Andrea, il fatto di comunque di mantenere certi aspetti, certe caratteristiche all'interno del gruppo è dato anche dal fatto che i membri sono sempre gli stessi, ci conosciamo benissimo, siamo una famiglia, quindi ci conosciamo al volo, sappiamo già cosa stanno pensando gli altri, abbiamo bene o male tutti lo stesso gusto. E questo semplifica il tutto in fase compositiva, perché non c'è da litigare a chi piace il pezzo, a chi no. Di solito ci troviamo sempre d'accordo. Poi un'altra cosa che sentivo qualche passata intervista, voi vi dividete abbastanza i compiti, cioè tutti fanno un po' di tutto, avete un'organizzazione abbastanza razionale anche proprio della gestione del gruppo tutto tondo. Sì, anche se c'è da dire che anche questa è una cosa sempre in evoluzione, perché poi le cose cambiano, come abbiamo visto è cambiato il mondo della musica, il mondo della discografia. Se prima bastava fare un sito normale, adesso devi seguire anche Twitter, Facebook e tutti i vari social media eccetera, cioè si è molto differenziato, quindi anche noi un po' dobbiamo, non dico cambiare ruoli, ma aggiungere qualcuno si deve occupare più di questo, e cambiano un po' anche negli anni, no? Quello che forse non è mai cambiato è più o meno la base del songwriting nostro, che sono, vabbè, io e lei più che altro per le voci, per i testi, e Marco il bassista per la musica. Poi anche gli altri ragazzi nella storia del gruppo hanno scritto canzoni, fanno le loro parti, i loro arrangiamenti, ovviamente tutto, però il nucleo fondamentale che ha scritto, diciamo, la musica, la maggior parte della musica, siamo più o meno sempre noi. Quello è la cosa che è cambiata di meno forse negli anni. Ecco, facendo metal comunque penso, immagino che ci siano sempre delle influenze che vengono da altre forme d'arte, da altri generi musicali. Leggevo che tu comunque ascolti molta musica soul, hai un background, Tori Amos, hai dei riferimenti anche apparentemente lontani dal genere. Quali sono le cose non strettamente legate al metal che ti influenzano? Io credo praticamente tutto, nel senso che noi non siamo proprio ispirati solo ed esclusivamente da gruppi che possono fare il nostro genere, anzi molta gente pensa che noi ascoltiamo un sacco di gruppi con voce femminile, invece proprio non è così, cioè abbiamo tutti dei background completamente diversi. Andrea e Marco ascoltavano hardcore, musica, andavano in skate, quindi ascoltavano tutto quel genere musicale, Black Flag e quant'altro. Il nostro batterista viene dal jazz, fusion, quindi ascoltava quel genere musicale. Io da parte mia ho sempre ascoltato di tutto. Ho deciso di far parte di un gruppo comunque che fa rock e metal perché mi piace in particolare il genere, però questo non vuol dire che non ascolti tutto il genere musicale. Mi piacciono le voci black, ma alla stessa maniera posso ascoltare anche altri generi musicali. Poi non vuol dire amare tutto di qualunque genere, però penso che qualunque tipo di musica valga la pena di essere ascoltata e che ci sia qualcosa di interessante in tutti i generi musicali, e penso che questa sia un'altra carta vincente della Lacuna Coil, perché non ci piacciono le barriere, non ci piace chiuderci all'interno del cliché, e secondo me evoluzione è anche apertura mentale. Sì, poi anche i nostri gusti stessi sono evoluti negli anni, ovviamente. Se all'inizio, quando abbiamo iniziato, ho deciso di intraprendere più o meno questo tipo di musica, tra virgolette, gothic metal, era perché ascoltavamo soprattutto gruppi come Paradise Lost, Type O Negative, che erano le basi di questo genere negli anni 90, metà anni 90, quando abbiamo iniziato. Gruppi che amiamo ancora, perché tanta gente fa l'errore di pensare che se tu ascolti più gruppi e non ascolti prettamente quei gruppi, allora salta fuori il tradimento, allora non sono metal abbastanza, non sono rock abbastanza. Secondo me l'importante è ascoltare un po' di tutto, e ovviamente c'è la cosa che piace di più, nel nostro caso è rock e metal sicuramente.
Sì, poi come tutti i gruppi all'inizio tendi appunto a infilarti in un filone perché è quello che ami in quel momento, no? Poi con l'evoluzione riesci a mettere anche altri elementi da altre cose che si combinano col tuo stile, quindi penso che il gruppo alla fine trova una sua via, una sua strada quando riesci a combinare tutte le cose che gli piacciono fondamentalmente, partendo ovviamente dal tuo stile, se non è che puoi fare un disco rap, un disco reggae, un disco metal, cioè chiaramente deve esserci una coerenza musicale, però il fatto che siamo sempre stati abbastanza aperti da ricevere anche altre influenze ci ha permesso poi di creare un nostro stile che è abbastanza aperto, che non ci limita troppo, diciamo. Ecco, io chiuderei in tono semiserio. C'è una ricerca in Nord Europa di una studiosa universitaria che dice che il metal deprime i giovani. Cosa vi sentite di dire? Si vede che non ha mai ascoltato metal. Non ha mai ascoltato la musica italiana. Esatto. No, vabbè. No, beh, dobbiamo rispondere seriamente alla o... fine è una stupidaggine nel senso che può anche essere vero che a qualcuno fa quell'effetto, no? Come può essere vero che una canzone fa impazzire qualcuno che poi compie degli gesti estremi, ma non è solo la canzone e non è per tutti valido. Comunque la musica dark in generale, al di là anche del metal più oscuro, ma anche proprio io non so, i Cure, proprio la scena gotica, quella classica, diciamo, secondo me invece ha fatto molto di più per le persone, nel senso di comunque fargli trovare una loro dimensione anche in una depressione, una cosa negativa, e dargli comunque una voce, no? Invece che semplicemente affossare ancora di più, anzi queste persone hanno trovato un loro modo di esprimersi nella negatività apparente almeno, no? No, semplicemente questa persona qua non sa neanche cosa sia il rock e il metal, non ne ha idea, probabilmente si basa sui classici stereotipi da ignorante per cui chi si veste di nero è triste, depresso, incazzato col mondo, quando invece non è così e anzi si trovano molte più cose negative nel fighetto da discoteca vestito bene che fa una bella impressione ai genitori, mentre invece magari si stradroga e va in giro, non so, ascoltare musica italiana. A scherzo. Va bene. Musica italiana di un certo tipo. Esatto. Allora, in bocca al lupo per il concerto. Crepi, grazie.